Sicuramente l'accelerazione nella digitalizzazione ha contribuito inevitabilmente all'incremento del rischio di tipo cibernetico, rischio accentuato dal fatto che ad oggi non tutte le aziende e l'organizzazione sono dotate di adeguate misure di sicurezza e di protezione a questo tipo di minaccia emergente. Da quando abbiamo affrontato la pandemia e cambiato il nostro modo di vivere e di lavorare. E di fatto quello che abbiamo riscontrato è un incremento e una diversificazione delle tipologie di attacco da parte di criminalità organizzata e hacker di tipo governativo. Quindi di fatto quello che abbiamo riscontrato è una tipologia di attacchi di tipo ransomware o a fini di esfiltrazione dei dati che ha portato, diciamo, di fatto questa tipologia di attacchi a far diventare un modello di business tra i più remunerativi e sicuramente scalabili, no? In tale ambito, sia a livello europeo che a livello italiano, di fatto sono stati avviati vari programmi di regolamentazione e standardizzazione in ambito cybersecurity per supportare le aziende e l'organizzazione per affrontare questa trasformazione digitale. E anche lo stesso Recovery Fund di fatto mette a disposizione ingenti investimenti da poter essere sfruttati per la messa in sicurezza e la resilienza del paese. Non abbiamo quindi più scuse. Però non è solo una questione di compliance, bisogna sicuramente investire in nuove misure di sicurezza affinché effettivamente, efficacemente possiamo diciamo, mettere in protezione le nostre infrastrutture, no? Diciamo, come Accenture diciamo, suggeriamo sempre ai nostri clienti di partire e di continuare a investire sulle misure di base, sui fondamentali, perché ad oggi purtroppo riscontriamo che non tutte le organizzazioni hanno maturità di base in merito, penso, alla protezione del dato, alla gestione delle identità digitali o al monitoraggio degli aspetti di sicurezza. Di fatto, non è solo però un problema di tipo IT e di investimenti in ambito tecnologico, ma è anche di processo e di risorse, di personale. Diciamo, quindi continuare ad investire in ambito di sensibilizzazione e formazione del personale, per avere le adeguate competenze e sensibilizzazione su questi temi emergenti all'interno delle proprie aziende. In ultimo, possiamo dire che sicuramente l'adozione di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale o strumenti di orchestrazione tipo SOAR possono sicuramente, limitando l'intervento umano, velocizzare e migliorare le capacità di risposta agli incidenti. Non ultimo, possiamo affermare che sicuramente il cloud è una delle tecnologie abilitanti alla resilienza delle infrastrutture tecnologiche del paese. Ecco, rispetto al cloud che giustamente cita come fattore abilitante, no, per la digitalizzazione e anche abbiamo visto quanto ha potuto consentire l'attivazione, no, dello smart working in questo periodo di pandemia. Quali sono i fattori chiave per una corretta strategia di adozione del cloud e quindi di scelta del cloud all'interno delle organizzazioni? Sì, sicuramente storicamente la sicurezza, la compliance è considerata uno dei più grandi ostacoli all'adozione del cloud, no? Tuttora affrontiamo quotidianamente come professionisti del settore molti falsi miti, come ad esempio il cloud è intrinsecamente insicuro, oppure ci sono più violazioni di sicurezza nel cloud, il controllo fisico del dato implica maggiore sicurezza. In realtà, quello che possiamo affermare è che quando vengono implementate le corrette politiche di gestione dei dati, i corretti controlli di sicurezza, diciamo, gli attacchi, nel cloud non sono sicuramente più pericolosi rispetto ad altre infrastrutture tradizionali.
la stessa, diciamo, stessa posizione fisica del dato, non è meno importante rispetto a come venga acceduto e quali sono i controlli associati ad esso. In Accenture è stata lanciata una nuova organizzazione interna che si chiama Accenture Cloud First, con un investimento di circa 3 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni, proprio per supportare con tutte le competenze della nostra azienda le organizzazioni ad affrontare questa trasformazione digitale e a utilizzare il cloud come fattore abilitante anche nella sicurezza. La stessa Accenture ha il 95% delle applicazioni in cloud, no? Dimostrando di fatto che la cloud security è abilitante per migliori successi nel business. Abbiamo riscontrato come security anche diciamo, un efficace costo, riduzione dei costi fino al 70% per quanto riguarda ad esempio l'adozione di strumenti, ma è soprattutto una maggiore agilità e velocità, fino a 3 volte superiore rispetto alle infrastrutture tradizionali, ecco. Come pilastri fondamentali per l'adozione diciamo, del cloud è sicuramente quello di partire dal principio, no? Quindi di avere una corretta strategia di governance e di compliance in modo proattivo. Diciamo, i miei colleghi americani dicono shift security to the left, no? Quindi porta ad avanti quindi tutte le valutazioni relative alla sicurezza, alla gestione del rischio e alla compliance all'inizio del tuo programma di adozione di queste tecnologie, perché poi spesso, come accade e come riscontriamo sul campo, veniamo chiamati in causa solamente quando si è quasi alla fine del programma, no? Quindi poi ritornare indietro, rifare le stesse valutazioni, spesso rallentano diciamo, i risultati di business attesi. Inoltre possiamo dire che sicuramente una delle più grandi vulnerabilità è la mancata configurazione delle risorse del cloud, no? Quindi anche qui investire in talenti e formazione e estremamente sfruttare diciamo, gli acceleratori e i tool nativi messi a disposizione dai grandi cloud service provider che investono ogni anno miliardi di dollari per diciamo, abilitare strumenti che sono del tutto simili a quelli che troviamo nelle tradizionali architetture on-premise. Infine, diciamo, ripercorrendo anche un po' diciamo, i concetti che hanno rispetto agli altri interventi, è sicuramente adottare una corretta gestione degli accessi, come ad esempio con un approccio del tipo Zero Trust, quindi diciamo, verificare sempre a tutti i livelli, quindi a livello dell'identità, a livello del dispositivo utilizzato, applicare delle politiche, ad esempio, basate sui comportamenti o la localizzazione. Quindi, diciamo, concludo così. Grazie. Grazie, e abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione. Mi sarebbe piaciuto anche fare un giro finale, ma credo che non ce la faremo perché toglieremmo il tempo agli interventi, all'agenda che seguirà, diciamo, questo. Per cui io anche da quest'ultimo intervento dell'ingegner Cozzolino mi riprendo le due parole, come dagli altri. Abbiamo parlato di investimenti. E abbiamo parlato di formazione e di talenti, che è una cosa della quale appunto abbiamo parlato anche questa mattina presentando appunto Team Italy e l'iniziativa di Cini, che è Cyber Challenge, che mira proprio a crescere, a coltivare dei giovani talenti nell'ambito della cyber security, dove abbiamo capito che c'è mercato. C'è bisogno che le aziende investano. Infatti avevamo immaginato un ultimo giro finale con le ragioni per le quali le aziende anche di piccola e media dimensione dovrebbero immaginare degli investimenti in sicurezza informatica. Credo che grazie agli interventi di Silvana Candeloro, Antonio Varriale, Andrea Negroni, Roberto Fioravanti e Valerio Cozzolino, che ringrazio ancora, lo abbiamo ampiamente descritto, per cui chi ci ascolta avrà sicuramente capito e si sarà, come dire, deciso a investire nel settore della sicurezza,
perché è uno di quelli ai quali guardare con maggiore attenzione, al di là del momento di emergenza della pandemia. Quindi io ringrazio tutti gli speaker di questo panel e ci prendiamo 5 minuti.